Voi non è che dopo un'analisi del sangue andate al dottore e dite: "Ehi, come stanno il numero dei miei globuli bianchi? È buono?" E lui ti risponde: si dicono leucociti, grazie." Ciao bellissimi, cappello elegante oggi, per l'occasione. Fatemi mettere il mio telefono nuovo qui perché sì, è nuovo. Amazon Prime regala emozioni, il Prime Day regala emozioni. Questo è un Sony Xperia X dal prezzo di base di 625, 650, non mi ricordo. Io l'ho pagato 200, hai capito zio? Ma adesso andiamo avanti, oggi che cosa disegniamo? L'avrete visto dal titolo e da quello sarete attratti. Da quello sarete stati attratti. Oggi disegniamo un personaggio di My Hero Academia, anime che ho iniziato a vedere sul consiglio di Kisuke e di molti altri di voi, è che non è male, piacevole. Qualche pecca quella, ma lasciamo correre. In particolare disegniamo Pam Shoto Todoroki, il ragazzo metà ghiaccio, metà fuoco, strano, particolare. Il mio telefono devo silenziarlo se non inizia a rompere i coglioni. Come potete vedere, già ho messo una buonissima immagine di riferimento in cui me lo fa vedere di fronte, dietro, senza giacca, con, senza ghiaccio. E da quel che ho visto, da qualche episodio della season 2 della seconda stagione, il fuoco nasce soprattutto dalla sua parte rossa. E quindi staremo attenti a questo piccolo dettaglio. Ma io direi che bando alle cianciole, bando alle ciaspole, bando ai ceppi, bando alle bande e trombettisti che non ci hanno fatto niente di male, lasciamoli stare, per carità, e iniziamo col decidere la posa, insomma. Qui ci sarà a disegnare anche le fiamme, probabilmente, cosa un po' complicata in genere. Io spero che non mi richieda tantissimo tempo questo disegno, però, cioè, cercherò di fare una cosa abbastanza getto, no? Come sempre. Mi sono messo il guanto del potere del disegnatore, senza questo guanto non sono niente, non sono in grado di disegnare, no, scherzo, sono in grado comunque, ma va bene. E inizio subito con il getto, voglio trovare subito una posa strana, tipo di potenza. Ovviamente cercherò di farlo parecchio con il mio stile, o mischiando anche qualcosa del mio stile oltre a quello classico anime del cartone. Vediamo cosa viene fuori. Ma quello che porta qui dietro è uno zaino o sono delle bretelle? Non ho la più pallida idea. Vediamo un po' quanto posso dare una posa dinamica a queste manine. Alla posa non mi dispiace, non so se cambiare un po' la posa di questo polpaccio. Vediamo un po' cosa succede. Faccio solo un tentativo veloce. Vorrei dare una posizione più tesa a questo piede, dandogli un po' di curva. Però dopo non vorrei che sembri una posa in cui si sta pisciando addosso. Però è quando uno preme molto i piedi e quindi quel tallone gli scorre di lato. Però dopo mi trovo 70 commenti che dice: pare che si sta facendo la pipì addosso perché i piedi sono storti. Quindi vediamo se riesco a darla comunque tesa, ma con questo piede più frontale. Riesco a sentire che il mio occhio si è abituato a un errore e non riesco a individuarlo. Può darsi che voi stessi starete lì a dire: ehi, ma c'è qualcosa che non va in quella gamba. E per me va tutto bene, ma anch'io sento che c'è qualcosa che non va. Io direi vado un pochino avanti col viso e poi dopo che i miei occhi saranno un po' rilassati dall'errore e magari si accorgeranno poi di dove ho fatto questo errore, che mi sento c'è qualcosa che non mi piace, non riesco a capire cosa sia, può darsi che dopo lo individuo meglio. Secondo me però sono tutte le gambe, sono proprio tutte le gambe. Così sento un po' più di tensione, potrebbe andar bene, ma non è ancora detto. Ok, concentriamoci un po' sulla faccia, poi in caso ci ritorno, dai. Siamo qui, ci stiamo 70 anni. Che voglio fare un bel disegno, mi piace My Hero Academy Shoto Todoroki. Adesso ci saranno anche commenti su come l'ho pronunciato, sicuramente. Si dice no, non penso che si dica così, però per dire. Ha un taglio degli occhi molto stretto. Non mi piace, non mi piace. Bene, più o meno ci siamo. Ho già deciso qual è la parte di fuoco e quella di ghiaccio, come avete visto. Sentirei comunque sia adesso lo faccio vedere a qualcuno, qualche amico, e dico: ehi, ma ti sembra ok? Perché ripeto, ho paura che il mio occhio sia abituato a certi errori e non vorrei portarmeli dietro a lungo. Quindi è meglio fare sempre una pausa. Anche 5-10 minuti sono sufficienti, in modo che poi quando torni dici: ehi, eccolo l'errore. Perché i tuoi occhi si erano abituati all'errore, appunto. Quindi facciamo una pausa. A tra pochissimo. Salve bellissimi, salve carissimi. Non tutto può andare come previsto, neanche l'andamento di un disegno. Alla fine è passato ben un giorno rispetto a quanto avete visto di me che sto lì disegnando, rispetto a quello che state vedendo adesso, che ho registrato per cavoli miei con la musica, perché ho detto: un attimo, non mi sta venendo il disegno che voglio, forse devo un attimo riniziare, cancello, butto tutto, non me ne frega niente, perché questo è anche un altro metodo basilare di un disegnatore, artista, chiamatemi come cavolo volete. Se non ti piace una cosa,
qualcosa proprio non funziona, cestinala, è inutile che ci stai a perdere tempo, cerchi di modificare eccetera. Magari l'errore alla base, magari mentre che lo facevi, ok, poi ti sei reso conto che qualcosa non funzionava, basta, cestiniamolo. E quindi ecco a voi qui dietro quello che è venuto dopo, un disegno nuovo, più bello, di Shoto Todoroki, che ho iniziato a fare oggi totalmente da zero, e più o meno ci sono stato tutto il giorno. L'ho appena finito, per me che l'ho appena finito, voi lo state vedendo ora, ma io l'ho appena finito, cioè fisicamente l'ho finito, mi sono alzato in piedi, mi sono messo a registrare questo video proprio perché sono fresco, uno di My Hero Academy, mi sono visto praticamente due stagioni, in inglese tra l'altro, in due giorni. Focca miseria, direte voi. My Hero Academy, che in giapponese si chiama Boku no sto ceppo, Boku no Hero mi sembra, e se mi sono sbagliato andate pure avanti e lasciatemi 40 commenti di si dice Boku no sto cacchio minchia, sono rimasto molto piccato da quei commenti tentacoli di Tokyo Ghoul, porca miseria, che mi sembra un po' fuori di testa, no? È come sbattere la conoscenza in faccia agli altri che non la hanno, però ognuno si specializza in quello che vuole. Mettiamo per esempio un dottore, voi non è che dopo un'analisi del sangue andate al dottore e dite: ehi, come stanno i miei, il numero dei miei globuli bianchi è buono? E lui ti risponde: si dicono leucociti, grazie. Non è che il dottore ti sbatte in faccia la sua conoscenza, lui è specializzato in quello, e magari tu sei, che ne so, architetto, non gli stai a dire che quello si chiama canterto o quello è un pilastro portante e quell'altro no, e così via. Ognuno ha le sue conoscenze, che poi se mettiamo sul piano della bilancia la conoscenza di un dottore, di un conoscitore di anime barra nerd, mi sa che pesa più quello del dottore come esempio, in effetti, perché il dottore sta a curare pazienti, a salvare vite, e il conoscitore nerd di anime è chiuso in camera e a dire agli altri come si chiamano i tentacoli di Tokyo Ghoul, ovvero Kagone. Ecco cosa fanno. Anch'io, tra virgolette, mi piace essere un conoscitore di anime, ma ovvio che non è una conoscenza che mi cambierà la vita, però mi ispira molto, così come My Hero Academy, anime che sta andando molto ora, in molti me l'hanno consigliato e ho deciso di iniziare a vederlo. Due stagioni in due giorni, che dire, ha i suoi alti e bassi, ha problemi nella narrazione, come dire, inizia subito, questo me cito Kisuke letteralmente, perché Kisuke che me l'ha fatto notare: questa è la storia di come diventerò il più grande eroe di tutti i tempi, mi hai rovinato la sorpresa. Allora, non è come Naruto che dici non si sa se ce la farà, una volta fa una cappella, una volta la fa giusta, non sai mai se riuscirà o meno nel suo intento. Ovvio che un po' lo sai, il protagonista te lo aspetti, sai che ce la farà prima o poi, magari non fra 100 episodi ma fra 600, ok, però ce la farà. Anche Luffy di One Piece non è che dice questa è la storia di come sono diventato il re dei pirati, no, dice io diventerò il re dei pirati, è ovvio che tu lo sai che prima o poi ci diventerà, magari fra 1000 episodi, però non è che ti ha rovinato la sorpresa, sono diventato il re dei pirati e questa è la tua e la mia storia di come l'ho fatto, ecco. Però va bene, piccolezze, perché comunque sia, per quanto riguarda lo stile del disegno, sia del manga che dell'anime, a volte è eccessivamente grottesco, altre volte è normale, diciamo nella media, molto piacevole però, soprattutto per il miscuglio di questi elementi un po' grotteschi, un po' meno, ci sono dei personaggi molto più grotteschi di altri, e innanzitutto ve lo consiglio perché è carino, e lo consiglio anche in inglese perché il doppiaggio in inglese è buono, non ho ancora visto, non ho ancora avuto la possibilità di vederlo in italiano, so che su Vid è uscito, quindi prima o poi lo vedrò in italiano, carino e simpatico. E in questo particolare caso stiamo disegnando Shoto Todoroki. Fino a ieri, quando ho iniziato questo disegno, avevo appena finito la prima stagione, quindi forse anche per quello non ero forse abbastanza ispirato, avevo visto poco di Shoto Todoroki, forse dovevo vedere di più, e quindi sono andato avanti con la seconda stagione, dove ho imparato qualcosa di più riguardo al background del personaggio, e oltre ad aver visto scene assurde, ok, da panico, e questo sicuramente mi ha ispirato di più. Ecco perché il disegno che vedete adesso, che sta creando le mie spalle, è venuto molto meglio, poi vedrete quei colori, mi sono sbizzarrito, proprio mi è piaciuto fare questo disegno, e non penso che sia l'ultimo, non penso che sarà l'ultimo che farò su My Hero Academy, perché personalmente il mio personaggio preferito è il corvo che controlla l'ombra sua e si chiama Fumikage Tokoyami, penso che sia il più figo in assoluto. Cazzo, controlla l'ombra, e l'ombra sembra tipo un Gengar a forma di corvo che esce dal suo corpo, fantastico, quindi il mio preferito è sicuramente lui. Però ho detto faccio prima Shoto Todoroki perché sembra un po' il più figo della situazione, che può piacere un po' a tutti, pubblico su Instagram, vediamo come va, e magari lo rendo disponibile e scaricabile sul canale Telegram, che potete appunto scoprire cliccando il link sotto in descrizione sul canale Telegram, o cercando direttamente su Telegram Electric Peo, troverete il canale che si chiama appunto Electric Peo News, e lì di solito condivido questi disegni ad alta risoluzione, quindi caricabili gratuitamente e utilizzabili magari appunto come sfondo del telefono, sfondo
mondo del computer, quello che vi pare. È un disegno ad altissima risoluzione, quello che sto facendo qui dietro, sarà 4000 pixel per 4000, non lo so, quindi va benissimo per qualunque dispositivo, qualunque sfondo, andate proprio tranquilli, anche se avete un 4K di telefono, cioè un telefono con risoluzione 4K, si vedrà benissimo. Torniamo a noi, Shouto Todoroki. Chi è? Allora, fa parte della classe del protagonista di questa Accademia degli Eroi e c'ha questo potere da un lato del ghiaccio e da un lato del fuoco, ok? Perché, e non voglio spoilerare chissà che, però è... La butto lì così. Mamma e papà si sono accoppiati appositamente ghiaccio e fuoco per far uscire un figlio tosto, ok? Però non vi dico altro, ok? Non vi dico se quella voleva o quello non voleva o viceversa, se uno ha costretto l'altro. Diciamo soltanto, ok dai, buttiamo lì qualche spoiler alert, però è molto piccolo, eh? Diciamo soltanto che il padre di Shouto Todoroki è il secondo supereroe più forte del mondo, dopo All Might, che non so come si chiama in giapponese o in italiano se l'avete visto lì, però quello super pompato, forzuto, che richiama un po' un Capitan America pompatissimo, più divertente. E questo padre qua, pur di battere prima o poi All Might o farlo battere da qualcuno, si è accoppiato come un coniglio con tanti altri affinché nascesse un figlio con dei poteri wow. Quindi questo qua è il portatore del suo potere e del potere della mamma, un potere che lui fondamentalmente tiene sempre sopito perché odia il padre, quindi usa sempre solo il ghiaccio. C'è questo quindi contrasto, già il contrasto c'è tra fuoco e ghiaccio e lo mettono pure nel personaggio, c'è il contrasto tra l'uso del fuoco e il ghiaccio, wow, non è così geniale in realtà, però è carina come idea. Quindi ho ripreso l'immagine di riferimento che avete visto all'inizio del video quando ho fatto il disegno che ho cestinato, ne ho presa un'altra in più, in realtà ne avevo tante altre sul secondo schermo perché metto tutte le immagini possibili per ispirarmi, per trovare riferimenti, per vedere come sono gli occhi in alcune inquadrature, come sono in altre, non so, piccolezze, no? Alla fine la posa ho preso una molto simile a quella dell'immagine di riferimento che vedete proprio su Photoshop qui dietro, l'ho vestito in modo diverso ovviamente, ho fatto i capelli un po' in modo diverso perché erano troppo mossi in quella scena eccetera, e comunque sia è stato piacevole, è stato molto piacevole, soprattutto quando sono arrivato al colore, forse già ci siamo arrivati al colore, non lo so a che punto siamo, quando mi sono dedicato al fuoco e al ghiaccio, in cui ho sperimentato anche, ve lo dico, nel senso non è che io faccio sempre il fuoco così o sempre il ghiaccio così, ho provato metodi diversi, questa volta ad esempio con il lazzo ho selezionato per fare le fiamme e ho sperimentato, ho fatto delle prove, dei tentativi, non è che io dico io il fuoco lo faccio sempre così. E un consiglio che posso dare anche a voi è proprio quello di provare sempre modi diversi per fare una stessa cosa, no? E magari otterrete appunto risultati diversi, forse uno meglio dell'altro, o forse vi piacciono tutte e due. Magari un fuoco più cartonesco può essere ugualmente carino, un fuoco più realistico, per dire. Questo forse è una via di mezzo tra il fuoco cartonesco e un fuoco realistico, decente, piacevole da vedere. Ripeto che potete scaricare il disegno nel canale Telegram, mi potete seguire su Instagram dove appunto pubblico tutti questi disegni, e nelle Instagram Stories in genere anticipo quello che sto facendo, così magari chi mi segue su Instagram sa già che prima o poi uscirà un video sul disegno di Shouto Todoroki, magari lo sa già ore o forse giorni prima di voi che lo state vedendo adesso, perché tante volte registro e magari esce la settimana dopo il video, non oggi, perché oggi faccio uscire questo video il giorno stesso identico in cui ho fatto questo disegno, sempre che il tempo mi assista, perché quello che manca sempre qui è il tempo. Spero davvero che questo disegno vi sia piaciuto tanto, questo video vi sia piaciuto tanto, se così è stato, beh, se sei nuovo iscriviti innanzitutto, perché beh, qui è pieno di roba del genere che ti può divertire, ti può piacere, forse non solo disegni, anzi è un canale variegato, che tu sia nuovo o meno, beh, non scordarti di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, e ricordati sempre che questo era Electric. Brrr.